ti sei venuta? Allora, io ti sento. Ah no, io no, è zero, ma proprio. Quindi ergo che il problema ce l'hai te. Io ho dato il volume al massimo. La mia domanda è: dal tuo tablet, hai mai fatto un hangout? Sì, con te. Ma porca miseria, allora perché? Sempre fatto da qui, mai, mai dal computer. Anche perché Niente. il mio computer è mezzo rincoglionito. Vabbè, dai, facciamo così. Oh, ci parliamo per telefono, però ci si vede da video. Ok. Allora, senti. Aspetta che ho la sua batteria. Sì. Ok, Sì, ce l'ho. perfetto. Allora, ascoltami. Abbiamo deciso la data. No, no, non andar via. No, ti Pronto? prego, anche al telefono. Mi senti? Sì. Allora, abbiamo deciso la data. Il Ok. 30 maggio Ok. 2015. Perfetto. Però anche lì in fede ci sono stati dei problemi. Te No, lo perché? giuro, anche quello mi sono dimenticata di dirti. Cosa, data? No, che Stefano praticamente risulta ancora non divorziato. Quindi, Wow. quindi in realtà io avevo mandato tutte la mia bella documentazione al comune di Pescia, che mi ha detto: "Wow, bello!" Poi mi chiama e mi dice: "Ma qui risulterebbe che il signor sposo celato non è divorziato." E quindi dai, chiama l'avvocato, l'avvocato non risponde. Allora senti, siamo riusciti tramite un amico che lavora in comune a Bologna, però non è lì, a farlo mobilitare per vedere di sbrigare la cosa. E quindi speriamo anno nuovo di aver risolto. Io intanto comunque mio obiettivo è sposarsi il 30 maggio, quindi noi partiamo dal 30 maggio. Ok, perfetto. Allora, la mia domanda, quando ci sarà visti con te l'ultima volta a quella Sì. fiera, se non mi sbaglio, mi avevi fatto vedere il Sì. photobooth, quello su quattro ruote. Esatto. Allora, però stavo pensando, siccome, allora, bisogna che ti mandi anche le foto della location, prima di tutto, e poi il matrimonio sarà ispirato agli anni 30. Quindi il furgoncino è più anni 50-60. Esatto, è Quindi troppo in è là. troppo in là. Quindi volevo ragionare con te per offrire un photobooth che fosse appunto in tema, visto che il tuo servizio è customizzabile e personalizzabile anche nei temi, nei Certo, gadget. E quindi esatto. studiare insieme un qualcosa. Dunque, te fai conto, ora vabbè, la location la vedi anche nei video che ho fatto su Mi Sposo con Stefano, perché ora ho creato anche una playlist, la trovi sul mio canale di YouTube, c'è una playlist Mi Sposo con Ok. Stefano, lì c'è la location però d'inverno, quindi la vedi diciamo struccata come la chiamo io, però tra un po' qua, secondo un post è dove c'è tutte le foto nel meglio, insomma nella sua veste quella estiva. E comunque sia, te fai conto che siamo praticamente in un bagno, in un lido, come lo vuoi chiamare, proprio sul mare. Quindi la location Ok. Ok. in sé, come, dove mangeremo, è piccolina, ci entrano 60 persone. E poi c'è la spiaggia. E c'è anche una strada, chiaramente la strada che porta al mare, che è lastricata, ed è quella che porta al bagno. Quindi anche lì c'è la possibilità di sfruttare quella zona lì. Però non so se bisognerà chiedere dei permessi al comune, ora quella cosa lì devo sentire. La vedrai. Quindi non so con te, secondo me forse è meglio la cabina. Ah sì, ma assolutamente. Anche perché adesso ho preso le cabine nuove, quindi adesso le devo vedere perché le ritiriamo oggi. Però sono personalizzabili ancora di più di prima. Ecco. Poi vabbè, con i gadget e con tutto, e poi anche il discorso della, come si dice, delle istruzioni, delle videate delle istruzioni, si può utilizzare il logo, si può utilizzare sì, qualsiasi cosa, e poi i gadget che fanno la parte principale. Io lì ho trovato un sito che mi dà tutti i gadget per tema, quindi Perfetto. eventualmente si può prendere comunque qualcosa a tema ed è fatta, secondo me. Perfetto, perfetto. Bene, bene. Sì. Infatti Poi pensavo. le stampe pure, dobbiamo farle tutte.
quanto è personalizzata anche quelle, e il guestbook lo farei anche Sì, lì, sì. tutto. Sì. Senti, cosa ti volevo dire? Allora, ti volevo chiedere, intanto, siccome a te stai a San Vincenzo, no? San Vincenzo. Sì. Allora, volevo sapere, siccome io ho pensato, mi sposerò il pomeriggio, la sera si cena, e ho pensato come Sì. forma di intrattenimento, ci ho ragionato tanto, 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 userò te. Ok. Userò te, Sì. perché poi le ore dopo, hai visto, dopo che hai cenato, poi io sto pianificando un menù con il ristoratore, che sia veloce, cioè non voglio stare delle ore al Sì. tavolo. Sì, che mi dicevi. Quindi vorrei lasciare un po' di tempo proprio all'intrattenimento, al dopo ricevimento, visto che siamo Ok. sulla spiaggia. E quindi stavo pensando, ci saranno 2 ore, massimo 3 di comporto, di divertimento, diciamo di divertimento, di festa, anche perché a mezzanotte a San Vincenzo bisogna spengere qualsiasi Spegnere, musica. ok. Sì. Quindi stavo pensando, l'unica forma di intrattenimento che vorrei sei te, perché poi visto anche per i bambini, insomma. E poi ho Sì. trovato un quartetto di ragazzi di Piombino che suonano strumenti e suonano, fanno proprio stile retro. Quindi sarà più che altro una serata Bello. danzante. E quindi ecco, queste No, sarebbero sì, le due fantastico. forme di intrattenimento. Quindi pensavo, Certo. poi magari me lo fai sapere, siccome te farai anche il reportage, le foto. Sì. Ci sarà una persona dedicata al photobooth che seguirà. Sì. Allora, noi di solito siamo in due lì, in situazioni normali. Allora, una persona che sta all'entrata, Sì. vicino alla tenda d'entrata per un attimo gestire le persone dentro, e una persona che sta sul guestbook. Metti che io magari a tratti sto lì e a tratti sto in giro per fare il reportage, mi divido un po' tra una cosa e l'altra, gli dirò a chi mi accompagna: guarda, questa volta, anziché essere sempre in due sul photobooth, saremo, ma vabbè, ci si organizza, non è un problema. Ok, perfetto. Sì, anche perché non siete in tantissimi, No, cioè, no. quindi è gestibilissimo Sì, secondo sì. me. Poi vedo al bisogno, mi muovo al bisogno, però vabbè, vi avviso, i miei colleghi che verranno, adesso vediamo chi, ma gli dico: guarda, tu stai là, io vedi che ci sarò e non ci sarò. Ecco, Ok. allora io direi ci possiamo sentire a fine Sì. gennaio. E per la personalizzazione di stampe, videate e anche accessori, tutte queste cose qua, più che altro perché eventualmente vi lascio un attimo in tempo Sì. se dovete decidere i colori del matrimonio, il logo, fare diverse precisazioni riguardo comunque al tema e a queste cose. Poi io nel giro di una settimana mi preparo comunque tutte le bozze per le varie cose, stampe e quant'altro, e decidiamo assieme. Perfetto, mi sembra stupendo. Sì. Ecco, Bene, bene. poi mi dovrai dire il colore dello sfondo, se vorrai le foto con lo sfondo bianco o con lo sfondo nero, e poi in funzione di quello faremo ovviamente anche la personalizzazione delle stampe, bianco o nero o quello che ci sta bene a seconda dello sfondo. Sfondo bianco, già deciso. Ecco. Bene, allora ci sentiamo a gennaio. Eh? Perfetto, Ti benissimo. ringrazio tanto e buon Natale, Figurati. perché tra poco è Natale. Infatti, auguri anche a te. Ciao A te ciao, e anche a alla Stefano. prossima, Ciao. ciao ciao. Ciao, grazie.